«E voilà!» esclamò Anna soddisfatta. La bambina si avvicinò e guardò il pesto con gli occhi pieni di meraviglia, come se avesse appena assistito a una magia, e pensò che non vedeva l'ora di descriverla alle sue compagne di scuola. Da quando era arrivata la zia da lontano, così la chiamava, ogni giorno raccontava alle amichette le avventure vere o inventate di un'eroina che soltanto lei si vantava di conoscere. Una volta la zia aveva visto montagne così alte che toccavano il cielo. Un'altra aveva ballato con re in persona. Un'altra ancora aveva toccato un albero malato e lo aveva guarito. «Manca l'olio, abbiamo finito», disse Anna. «Vuoi mettercelo tu, ma petite?» «Piccola mia», sussurrò Antonio. «Cosa hai detto?» domandò Anna. Lui riarrossì. «Ma petite significa piccola mia, vero?» Anna lo guardò alzando un sopracciglio. «Ti sei messo a studiare il francese?» Antonio abbassò gli occhi, un po'. «E come mai? Ti ho fatto venire voglia?» sorrise. Lui fece spallucce. «Voglio capire le cose che non so, tutto qui. Voglio capire te», avrebbe voluto aggiungere. Anna non poteva sapere che ogni notte, quando Agata e Lorenza si mettevano a letto e la casa piombava nel silenzio, Antonio si chiudeva a chiave nel suo studio e tirava fuori dal cassetto la grammatica francese che aveva preso in biblioteca. Rimaneva a leggere e sottolineare fino a tardi. Smetteva soltanto quando gli si chiudevano gli occhi dal sonno. Quella che avete ascoltato è la voce di Francesca Giannone, l'autrice del romanzo La Porta Lettere, di cui ci ha appena letto un brano. Sono Silvia Nucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Il suo libro è uscito all'inizio dell'anno, il 10 gennaio. Qui a Voce ai Libri di solito parliamo di libri appena o non ancora pubblicati, ma da questa puntata e per tutta l'estate ci prenderemo la libertà di guardare anche un po' più in là, recuperando delle storie che non abbiamo avuto modo di raccontare prima. E così, guardando indietro, non ho potuto non pensare a questo libro che è stato un grandissimo successo, fisso in classifica per settimane. La portalettere è Anna, una giovane donna ligure che per seguire il marito, Carlo, arriva insieme al figlio Roberto in un piccolo paese della Puglia, Lizzanello. Siamo nella metà degli anni 30 del Novecento, il paese è chiuso e Anna viene etichettata e anche si sente la forestiera. Perché fa e dice cose che lì le donne non fanno, non dicono e nemmeno pensano. Tra queste c'è anche l'idea di avere un lavoro che fino ad allora era stato solo degli uomini, consegnare la posta. Francesca, so che dietro questo romanzo c'è un pezzo di verità che ti riguarda. Ci racconti come nasce La Porta Lettere? Assolutamente sì, mi riguarda perché è la storia della mia bisnonna. Io ho scoperto questa storia per caso, nel senso che rovistando in un cassetto ho trovato un biglietto da visita, che è quello che si trova sul retro del romanzo, in cui c'era scritto Anna Lavena Porta Lettere. Ed è un biglietto da visita che risale a quasi 100 anni fa. Io ho scoperto di essere la nipote, la bisnipote, di una donna che nel suo piccolo ha compiuto un atto eroico, perché pur non essendo un'eroina, perché il mio non è un romanzo fantasy fatto di eroi e di eroine, ma è un essere umano, nonostante ciò lei compie un atto eroico in un contesto difficile. Siamo nel profondo sud, negli anni 30, e lei quando arriva rompe gli equilibri completamente, perché fa qualcosa che prima nessuno aveva mai fatto. Fiera, sicura di sé, si presenta al concorso delle poste quando muore il portalettere, uomo ovviamente, e lo vince grazie al suo grado di istruzione, perché prima a Pigna faceva la maestra elementare e quindi aveva titoli più alti. Vince questo concorso e ovviamente poi da lì un susseguirsi di chiacchiericci, di malelingue, ma non ce la farai, ma è un lavoro faticoso, persino il marito Carlo cerca di scoraggiarla. L'unico che la sosterrà in tutto questo è il cognato Antonio, il fratello di Carlo, che la incoraggia, è l'unico che crede in lei. Quindi alla fine poi diventa la portalettere e segna un prima e un dopo nel paese.
La rivoluzione consiste in questo, la sua piccola rivoluzione, che dopo di lei non sarà più strano che una donna si metta a fare la postina, un lavoro che fino ad allora era stato prerogativa esclusiva degli uomini. Quanta libertà ti sei data e quanto hai fatto ricerca e ti sei attenuta alla realtà delle cose per creare Anna e anche i personaggi che insomma la circondano? Mi sono ispirata a lei e alla sua storia, però in realtà c'è tanto di romanzato. La stessa Anna, la mia bisnonna, diventa un personaggio perché pur essendo molto fedele alla donna che è stata, ovviamente nel momento in cui deve diventare la protagonista di un romanzo, di una vicenda romanzata, gioco forza, bisogna attribuirle dei caratteri diversi, no? Che narrativamente funzionino. I personaggi realmente esistiti sono Anna, suo marito Carlo, il fratello Antonio, tutti gli altri sono frutto della mia fantasia, anche la seconda generazione, perché noi seguiamo questa famiglia per 30 anni e anche tutti i personaggi del paese che sono inventati però fino a un certo punto, nel senso che ho attinto tanto al mio immaginario da bambina e quindi dal fruttivendolo al barista, al lustrascarpe, a tutte queste figure, no, che animano il paese, in qualche modo io conservo dei ricordi da bambina. Ho cercato poi di adattarli a quell'epoca perché c'è stato dietro tanta ricerca storica sul Salento di quegli anni, dal 33 fino al 61. E quindi sì, il paese poi alla fine diventa una sorta di personaggio a sé, no? Con tutte le anime che lo abitano. Anna è un personaggio bello e luminoso, una femminista ante litteram. Racconterai poi nel libro le tante cose che fa oltre a fare la portalettere. Ma le altre donne del romanzo sembrano un po' senza speranza, a tratti anche un po' meschine. Perché le hai disegnate così? In realtà sono donne che non hanno studiato come Anna e non sanno di poter ambire a qualcos'altro. Sono donne rassegnate a un destino, quello di essere mogli, madri, e di occuparsi del focolare domestico. Quindi in realtà alcune di queste donne, più che meschine, sono infelici e spesso l'infelicità genera rabbia e quindi sono donne in realtà arrabbiate, perché nel momento in cui si va a zoomare sulla tristezza, si va a zoomare sulla rabbia, in realtà quello che si trova è il dolore. Quindi sono donne che hanno sofferto. La stessa Agata, la moglie di Antonio, ad esempio, è una donna che, appunto, la classica donna del sud, asservita al marito, alla famiglia, che però appunto soffre per un amore non ricambiato. Agata ama a senso unico in questo matrimonio e la sua rabbia nasce da quello, da questa grande sofferenza. Anche Carmela, che è un personaggio effettivamente che compie degli atti meschini ed è l'unica, tra l'altro, donna che lavora perché è la sarta del paese, in realtà anche lei è una donna che è stata vittima delle decisioni degli uomini, perché hanno deciso per lei prima Carlo, poi il padre, l'hanno costretta a una vita sentimentale che lei non ha scelto. Però nel caso di Carmela la rabbia si è trasformata in cattiveria, in atti meschini, lo vedremo poi col figlio Daniele. E qui ci tengo a dire una cosa, che la discriminazione non è a senso unico. In questo romanzo ci sono anche degli uomini tipo Daniele che vorrebbe, ad esempio, lavorare nella moda, e gli viene detto questo non è un lavoro da uomini. Quindi parliamo comunque di una società culturalmente arretrata, oltre che patriarcale, oltre che maschilista, in cui in realtà anche i personaggi maschili sono un po' vittime di questa visione patriarcale. Nel romanzo ci sono molti amori, l'hai accennato, come naturale che sia in 30 anni di storia di tante persone. Ma quasi nessuno di quelli che sono alla luce del sole è un amore veramente felice. Già, ci sono tanti tipi di amore. Quello tra Anna e Carlo sembra, e probabilmente lo è, un amore felice in un matrimonio sano. Poi c'è l'amore ovviamente passionale, disperato di Antonio, il cognato di Anna. C'è l'amore di Anna nei confronti di Antonio, che però viene soffocato, viene taciuto e sarà il filo rosso poi di tutto il romanzo, questo amore che in qualche modo non riuscirà mai a esprimersi veramente se non a tratti. C'è anche l'amore non ricambiato, c'è l'amore violento, uno dei personaggi a cui scopro tanti lettori sono molto affezionati, Giovanna la pazza, vive una relazione violenta di sopraffazione psicologica
c'è l'amore familiare, l'amore per esempio che unisce due fratelli, Carlo e Antonio, che è alla base del vero dramma del romanzo, perché la portalettere racconta sì l'impresa di Anna, ma racconta questa famiglia e soprattutto il rapporto fra questi due fratelli legatissimi, che si ritrovano ad amare la stessa donna, e del conflitto che vive Antonio, che è il personaggio più drammatico, no, dostoevskiano del romanzo, diviso fra l'amore per il fratello e l'amore per la cognata. Quindi sì, l'amore è declinato in tanti modi, e c'è anche il mio di amore in questo romanzo. Perché? Perché io ho voluto scrivere questo romanzo per mantenere una promessa. Anna, la mia bisnonna, prima di morire, disse a mia madre: fai che io non sia dimenticata. Questa è una cosa che mamma mi ha detto poco prima che iniziasse a scrivere il romanzo, quando ho trovato il biglietto da visita, i carteggi, le foto e tutto quel fantastico materiale. E io, in qualche modo, dopo quasi 100 anni, ho cercato di mantenere la promessa alla mia bisnonna. Quindi c'è anche quest'atto d'amore della bisnipote, ecco. Nella tua storia vive una vita felice chi in qualche modo si ribella ai genitori, al destino, al luogo in cui è cresciuto. Pensi che questa ribellione sia ancora quella che anima tanti ragazzi che dalla tua terra, dalla Puglia, vanno via? Io penso di sì, anche se in realtà ho assistito a un fenomeno di ritorno a casa. Tanti della mia generazione, io ho 41 anni, a 20 anni sono andati via subito dopo la scuola, hanno studiato fuori, però la maggior parte di loro è tornata. Io sono un esempio, insomma, sono tornata giù anch'io. In qualche modo il territorio sta cambiando ed è cambiato anche grazie all'apporto di tutta una generazione che è andata fuori, ha succhiato un po' il midollo fuori dal territorio e poi l'ha riportato a casa e ha costruito delle cose nuove. Quindi io mi sono ritrovata in un territorio che è completamente diverso dal Salento degli anni 80-90, quello in cui sono cresciuta. È un Salento vivace culturalmente, è un Salento fatto di persone che vogliono darsi da fare e che ce la stanno facendo in qualche modo. La portalettera è una scrittura molto efficace, totalmente visiva. Ho letto che una società di produzione ha acquistato i diritti e che diventerà una serie TV. Volevo chiederti se quando l'hai scritto hai tenuto anche presente questa possibilità nella tua scrittura, che sarebbe appunto poi potuto diventare qualcos'altro, il libro, e poi se tu potessi scegliere a chi fare interpretare Anna, chi sceglieresti? Sì, i diritti sono stati acquistati dalla Lotus, che è la stessa società che poi ha prodotto la serie dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci. Io l'ho scritto non pensando a una trasposizione cinematografica, però mi rendo conto che la mia scrittura sia influenzata dal cinema perché io ho quel tipo di formazione lì. Io ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ho studiato produzione e per un po' di tempo, insomma, ho lavorato nel cinema dietro le quinte. Quindi penso che in qualche modo la mia scrittura letteraria sia influenzata da una scrittura per immagini, in qualche modo. C'è tanta gente che quando mi incontra mi dice: mi sembrava già di vedere il film o la serie. Per quanto riguarda Anna, io ho un'attrice che penso sia perfetta per il ruolo, che è Kasia Smutniak, perché Kasia ha quello stesso sguardo di Anna, fiero ma non duro, lo stesso sguardo della donna che c'è in copertina, uno sguardo che sostiene appunto lo sguardo altrui, però non è uno sguardo arrabbiato, perché Anna non è una donna arrabbiata, semplicemente una donna determinata e fiera. È uno sguardo dolce, uno sguardo accogliente, ma uno sguardo che comunque non ti sfida, ma ti invita a guardare le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Io penso che Kasia abbia quell'intensità. Hai citato Stefania Auci, che è autrice di una serie dei Leoni di Sicilia, di un altro grandissimo successo. Secondo te perché ci piacciono così tanto le saghe familiari? Perché la famiglia in qualche modo ci racconta ciò che siamo. Non possiamo prescindere non solo da chi ci ha messo al mondo, ma da chi è venuto prima di noi. Io tempo fa ho fatto un albero genealogico, no, della mia famiglia, e in realtà ho visto quante persone hanno determinato la mia vita in qualche modo, anche persone che io non ho mai conosciuto, però in realtà è come, posso dire, un flusso continuo che non si arresta. Bisogna farci comunque i conti con chi è venuto prima di noi. E bisogna accogliere quello che siamo, da dove veniamo, anche quando non ci piace.
anche quando ci fa arrabbiare, però penso che la vera vittoria sia fare pace con la propria famiglia nel momento in cui ci sono delle tensioni o nel momento in cui pensiamo di non aver ricevuto quello che ci spettava. Non abbiamo detto una cosa fondamentale, che è il tuo primo romanzo. Sì, è il mio romanzo d'esordio. Esatto, e ha avuto questo grandissimo successo, te l'avranno chiesto tutti. Hai una spiegazione, ti dai una spiegazione? Io l'ho scritto senza pensare alla pubblicazione, senza pensare alla vita che avrebbe avuto dopo. L'ho scritto per mantenere quella promessa ad Anna, l'ho scritto divertendomi anche, soffrendo anche, perché ho pianto insieme ai miei personaggi, ho riso con loro. Soltanto quando l'ho finito, ho messo la parola fine, mi sono detta magari lo faccio leggere a qualcuno. Quindi è stata una sorta di scrittura liberata dalle pressioni del mondo editoriale, dall'ansia della pubblicazione. È stato proprio un, come dicevo prima, un atto d'amore, l'ho scritto veramente mettendoci soltanto il cuore, e forse questo in qualche modo è arrivato ai lettori. Ci sarà un seguito? No, questa è una storia conclusiva. Nel senso che comunque in tanti mi chiedono che fine ha fatto Lorenza, che fine ha fatto Daniele e Roberto, cioè tutti i protagonisti della seconda generazione, ma in realtà questa è la storia di Anna e volevo che finisse con questo romanzo. Sono già al lavoro su un secondo romanzo, ma sarà tutt'altra storia. Abbiamo dato voce alla portalettere di Francesca Giannone, editrice Nord. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.